Ciao a tutti ragazzi, sono Loro ed oggi volevo fare il video acquisti di febbraio 2017. Partiamo subito come sempre dai recuperi per Star Comics. Ho acquistato il volume 49 di Fairy Tail, un volume che conferma il trend degli ultimi volumi per questa serie che secondo me ha messo un po' l'acceleratore appunto da un paio di volumi, è molto più energetico e soprattutto è molto più voglioso di un cambiamento che fino a questo momento, bisogna dirlo, non c'era mai stato sul serio e di conseguenza continua per l'appunto a progredire e a svilupparsi ed è una cosa che mi fa molto piacere. Purtroppo però, come l'ha fatto in questo volume, non è che mi abbia convinto più di tanto, non per la scelta in sé, mi spiego meglio, c'è un colpo di scena che ovviamente non ho intenzione di rivelarvi cos'è, non faccio spoiler. C'è un colpo di scena che io ho trovato giusto ai fini del proseguimento della storia e quindi mi è sembrato corretto. Il problema è che secondo me è stato realizzato un po' male questo colpo di scena. Dovrebbe essere un po' drammatico, ma più di tanto, insomma, io non l'ho trovato così triste. Peccato, però, per il resto io apprezzo molto la volontà di questo manga di cimentarsi, diciamo, in qualcosa che è un attimino più grande, perché da qualche volume fa invece sembrava che la storia volesse continuare ad avere delle basse pretese, invece ultimamente sta proprio cambiando e tra l'altro ho sentito che dovrebbe essere entrato nell'arco finale il manga in Giappone, quindi ottima cosa. Questo può voler dire tutto e niente, cioè che potrebbe anche finire fra 3-4 anni. Fatto sta che comunque se la volontà rimane questa, cioè quella di voler fare di più di quello che si è fatto finora, allora può anche avere un senso continuare il manga per così tanti volumi. Volumi 12 e 13 per Inuyasha, questo manga che continua sempre ad essere molto entusiasmante e divertente, per il resto bisogna dire non è che ci sia molto altro, è una lettura abbastanza leggera ma allo stesso tempo per l'appunto coinvolgente, quindi la continuo senza dubbio e passiamo avanti. Ho acquistato il volume 4 di Erased, sicuramente è già uscito il 5, io sono sempre un passo indietro con questo manga. Ma al di là di questo bisogna dire che è un manga che non finisce mai di stupire, è molto ambizioso nella trama, oltre ad essere anche originale, e finora, devo essere sincero, è veramente impeccabile, è sempre molto interessante, è molto elaborato, perché effettivamente non è proprio una cosa così velocissima, però è fatto bene, è fatto veramente bene. Non ricordo benissimo quanti sono i volumi, dovrebbero essere una cosa tra gli 8 e 9 volumi, quindi il giusto secondo me per una storia di questo tipo, che appunto è finora veramente senza difetti e io come sempre la consiglio. Quarto volume per la Perfect Edition di Touch, questo è il primo volume che diciamo leggo senza sapere di che cosa parla, nel senso che avevo letto effettivamente alcuni vecchi volumi di Touch nell'edizione quella ancora degli anni 90, ma avevo letto soltanto i primi volumi, quindi questo è il primo che leggo effettivamente senza sapere cosa sarebbe accaduto e beh, veramente complimenti perché questo volume è stato strepitoso, è stato qualcosa di eclatante che non mi sarei aspettato. Comunque devo dire che rimane un capolavoro. È ridicolo parlare di capolavoro così presto, secondo me, però al tempo stesso non mi viene nient'altro da dire perché è talmente ben fatto, è talmente riuscito nella sua semplicità che sembra proprio non lasciare spazio a declini o a improvvisi cambiamenti in peggio, diciamo, come manga. Quindi io continuo a consigliarlo a tutti perché secondo me è una lettura adatta a tutti. Passiamo a J-Pop ed abbiamo il sesto volume di Otoko Zaka che continua ad essere veramente interessante ed è una cosa che chiaramente non ci sarebbe, non me la sarei mai aspettata insomma nei primi volumi per quello che erano, poi c'è quel totale cambiamento di percorso che avviene sul quarto volume dopo che l'autore riprende la sua serie dopo tanti anni. E da là effettivamente bisogna dirlo, il manga non si ferma più, continua ad essere molto, come dire, un manga molto aggressivo effettivamente. Un manga aggressivo non tanto visivamente, visto che lo stile non è che sia proprio così aggressivo, è uno stile da shonen anni 80 tra l'altro. Ma proprio la storia è forte, ok? Cioè è forte nel senso di
vuole essere aggressiva, vuole essere anche più che aggressiva, vuole essere una storia un pochino arrogante, volutamente arrogante, però è originale e tutto sommato è divertente, quindi buono per questo. Secondo volume per Golden Kamuy, questa serie che ho iniziato il mese scorso, ma che è una novità per tutti, visto che è uscito recentemente, e il primo volume mi ha dato veramente una buona impressione. Questo secondo anche, tutto sommato, però con qualche piccola riserva, nel senso che il manga ha, diciamo, come principale punto di forza una precisa identità, cioè quello di essere una storia ambientata in un determinato periodo storico e soprattutto in un determinato territorio. Questo fa sì che ovviamente ci siano tante cose da approfondire, proprio delle tradizioni, delle storie, dei racconti, insomma, c'è proprio una, sembra quasi una scoperta questo manga, una scoperta di appunto un mondo quasi nuovo in un certo senso, che però purtroppo in questo secondo volume, per quanto comunque sempre bello, mi è sembrato andare un pochino più lento. Non so come mai, però effettivamente sembra quasi che tutte queste piccole chicche che vengono approfondite, tutti questi accorgimenti, tutte queste cose qua, ogni tanto rischiano di andare un po' oltre ed invadere la storia di per sé del manga, che comunque non è che sia chiarissima effettivamente, va ancora spiegata, però sarebbe bello che ci si concentrasse magari un po' più su quello che si vuole effettivamente raccontare. Invece la sensazione, diciamo, che in questo secondo volume si perda un pochino di tempo. Però lo si perda tutto sommato bene, visto che comunque è sempre buono. La parte comunque migliore di questo volume è sicuramente la fine, che lascia spazio a tante speculazioni, però bisogna vedere, e comunque lo consiglio ancora perché secondo me, al di là appunto di questa caratteristica dell'essere un attimino lento in questo secondo volume, in generale è e rimane una storia molto promettente. Ultimo acquisto per J-Pop è I Am A Hero. Non ricordo se l'avevo detto nell'ultimo video acquisti, ma effettivamente ormai questo è a tutti gli effetti una serie J-Pop, visto che ormai c'ha anche il logo. E che dire di questo volume di I Am A Hero? Uno dei migliori, secondo me, finora. Diciamo che è un volume abbastanza statico nello sviluppo, se non alla fine, dove c'è un'azione molto rocambolesca. Quindi, ma a parte quello, è un volume che si incentra tanto sui due personaggi principali ormai, e che si sofferma su di loro sostanzialmente. Non ci sono altre informazioni o altri sviluppi principali, però secondo me anche quando il manga fa così, cioè anche quando preferisce concentrarsi sui personaggi, riesce molto bene, quindi è veramente una grande storia anche per questo. Sono molto contento che sia uscito non troppo tempo dopo l'uscita del precedente volume, perché effettivamente credo che ci siano diversi volumi che dovrebbero essere pubblicati. Diciamo che la pubblicazione di questo manga in Italia è stata un po' travagliata, di conseguenza ce ne sono un paio di arretrati, però insomma speriamo che vengano pubblicati velocemente, perché il manga sta andando effettivamente verso un'escalation. Unico acquisto per Dinit è Shonan Junegumi volume 12. Non mi piace tanto ripetermi, però i punti forti di questo manga penso di averli già snocciolati abbastanza nei precedenti video acquisti, quindi non voglio ripetermi tanto. Sapete che è un manga che mi piace molto e che lo trovo sempre divertente e allo stesso tempo interessante, quindi andiamo subito avanti. Stranamente, per Planet Manga ci sono soltanto due acquisti, e penso sia la prima volta nella storia di tutto il canale, e considerando che il canale ha quasi 5 anni è veramente tanto. E il primo fra questi è L'Attacco dei Giganti volume 20, un volume sicuramente molto frenetico e dinamico, quindi è stata sicuramente una lettura piacevole, però mi sento anche in dovere di dire che almeno personalmente comincio a perdere un po' di vista la storia principale. Lo ammetto chiaramente perché è una cosa che vedo sempre più evidente, nel senso che, non lo so, io ormai ho un po' perso di vista quelle che sono, che dovrebbero essere per l'appunto le indicazioni di base, cioè faccio proprio fatica a capire cosa deve essere fatto, qual è l'obiettivo, eccetera, eccetera. Questa non credo sia colpa del manga, potrebbe essere colpa mia, che magari sono stato distratto un po' in passato, o anche della pubblicazione italiana, che non si degna mai di mettere, cosa che invece faceva nei primi volumi, un riassunto,
non lo so, una presentazione, una cosa che c'è praticamente ovunque, ma qua no. E anche il fatto che comunque viene pubblicato in maniera un po' strana, spesso passa veramente tanto tempo. Al di là di questa cosa, comunque penso che il manga sia sempre ottimo, ma personalmente lo dovrei rileggere per cercare di comprendere al meglio quelli che sono gli sviluppi della storia. L'ultimo acquisto di questo mese è One Punch Man volume 7, spettacolare come sempre questo manga che regala dei momenti. Ecco, io ho già aperto una pagina, ragazzi, stavo dicendo regala dei momenti strepitosi, ma ho appena aperto questa pagina che per chi ha letto il volume sa di cosa sto parlando, cioè. Niente da dire, niente da dire, questo è un manga che punta ovviamente al divertimento e di conseguenza non ha pretese che sono superiori, però come riesce a far divertire è qualcosa di troppo bello perché è un divertimento che non deriva tanto dall'ironia delle battute o appunto dei dialoghi, ma è una cosa molto grafica, è una cosa che si basa molto sul disegno, sugli stili, che a volte sembrano un po' contraddittori all'interno delle stesse tavole, e quindi è bello per quello, cioè io vi faccio vedere una cosa così, per dire, così, e poi ci sono invece altre cose che possono essere, per esempio, non so, così, anche se in questo caso non si tratta di un personaggio, nel senso che ci sono delle tavole che effettivamente sembrano quasi essere prese da storie e manga diversi, però è questo il bello di questo manga. Concludo qua questo video acquisti che non è stato sicuramente tra i più ricchi di sempre e spero però di rifarmi al prossimo mese, quindi vi rimando al prossimo video acquisti e aloha aloha!